Carissimi giovani, benvenuti a questo momento di preghiera insieme con il Santo Rosario. Sono felice di poter condividere con voi e con tutta la mia comunità questo tempo di preghiera. Io mi chiamo Suor Maria Maddalena e sono la badessa delle Clarisse del Monastero Santa Lucia di Foligno. A pochi chilometri da qui, 800 anni fa, Francesco radunò tutti i frati. A loro, in queste riunioni che si chiamavano capitoli, rivolgeva delle esortazioni che sono state raccolte in testi dette ammonizioni. Ad introdurre questo tempo di preghiera è l'ammonizione 21esima, dove Francesco parla dell'uso della parola. Ci sono due modi per usare la parola, due modi che distinguono due cuori da cui queste parole provengono. Il primo è un modo egoistico, dove anche le parole del Signore, le cose di Dio, possono essere usate per vantaggio personale. Il secondo, invece, è un modo gratuito, ricco della sapienza, fatto anche di silenzio, che sa parlare anche con la vita. Questo è il modo che ci chiede il Signore, questo è il modo fecondo. Viviamo questo tempo di preghiera chiedendo al Signore anche questa grazia, che le nostre parole trovino nel rapporto profondo con Lui la loro origine, la loro forza, la loro fecondità.